Da 51 lunghi anni cerca giustizia, una ricerca che lo ha portato nel 2006 fino a Roma, in catene davanti al Ministero della Difesa. Gli anni hanno segnato il passo inesorabili, le carte si sono ammassate mese dopo mese, diventando un malloppo che il signor Giovanni De Pasquale conserva gelosamente nella sua casa di Terme Vigliatore, in cui vive con il fratello Girolamo, ex vivaista, entrambi scapoli. Quell'uomo non vuol proprio saperne di mollare la presa e continua a chiedere giustizia a gran voce per quell'errore che, sostiene, gli ha segnato la vita. Nel 1966 fu arruolato nell'esercito e lasciò la possibilità di un lavoro in Sudafrica. Poi, al momento di un concorso nella Guardia di Finanza, arriva il responso negativo sulle sue condizioni di salute a infrangere tutti i suoi sogni.